con Franco Gaudio, consigliere comunale del Partito del Sud a Longobardi. Ieri è successo veramente qualcosa di eclatante. Per la prima volta dopo 152 anni un paese, Longobardi, ha dedicato ad Angela Romano una strada e una piazza ai briganti patrioti calabresi. Beh, è stata certo. Una tua iniziativa, no? Sì, è stata un'iniziativa del Partito del Sud. Naturalmente tramite la mia persona è stata poi portata all'attenzione prima della Commissione e poi del Consiglio Comunale. Quello che è stato importante, secondo il mio punto di vista, secondo me, è stato che è stata l'idea, cioè quando noi abbiamo prospettato la possibilità di fare una revisione storica, di ricordare un pezzo di storia che per molti anni è stata accantonata. Quello che mi ha, diciamo così, impressionato è sorpresa, è stata l'attenzione che sia la Commissione prima che il Consiglio Comunale dopo hanno avuto rispetto a questo problema. Cioè destra e sinistra finalmente abbiamo messo da parte l'ideologia. Oh, bravi. Tieni presente che la proposta, se vogliamo, per intitolare il Largo dei Briganti, come hai visto ieri, patrioti calabresi, è stata fatta dal vice sindaco, che storicamente lui è una persona che appartiene politicamente, ha sempre appartenuto al centrodestra, cosa che noi invece per storia siamo stati dalla parte opposta. Quindi noi abbiamo accantonato. Quindi ha acquisito il senso identitario. Certamente. Ha superato l'ideologia. Certamente, perché anche per lui, per tutti. Sì. La nostra terra, la nostra gente, l'idea che noi dobbiamo, non possiamo più subire passivamente quello che sta accadendo, viene prima di ogni altra cosa. Esatto, sì. E questo abbiamo cercato, è il messaggio che noi vorremmo lanciare un po' a tutti. È un punto di partenza, esatto, ripeto, noi dobbiamo... Longobardi passerà alla storia, forse non avete colto ancora il senso dell'importanza di quella delibera e di questo fatto. Io passerà alla storia come il paese dove, che so, tanti anni fa, nel 1799, proprio dalla Calabria è partito il cardinale Ruffi, ha liberato il sud dai giacobini. Speriamo. Oggi parte così Un'altra rivoluzione culturale, dico io, dalla Calabria, insomma. No? Io sono convinto che noi dobbiamo combattere con le armi che abbiamo. Certo, la cultura innanzitutto. La cultura innanzitutto e poi queste piccole iniziative, tipo quella che abbiamo fatto ieri a Longobardi, che mi auguro si allarga. È stata una grossa iniziativa. Potrà essere il punto di partenza di una nuova, tra virgolette, rivoluzione, perché noi di questo abbiamo bisogno. Una cosa è certa, noi non possiamo più aspettare e subire passivamente, perché lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a quelli che verranno dopo di noi e alle future generazioni. Quindi dobbiamo dare sicuramente un impulso maggiore perché questo possa portare il nostro territorio, la nostra gente a rivivere antichi splendori. Io lo penso così. Grazie.